cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me? Se c'è un veleno. Gran Caffè Gambrinus con il nostro Michele Sergio, al quale diamo il buongiorno e ben ritrovato a Mattia Noi. Buongiorno Michele. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie, siamo pronti per partire un altro anno all'insegna di altri nuovi caffè. Non solo Michele quindi ci porterà la conoscenza del caffè, da dove deriva, quali sono i trucchetti, quali consigli utili per voi direttamente da casa, quest'anno avrà un collaboratore al suo fianco che ci spiegherà tutti i segreti e tutte le scoperte che dobbiamo conoscere assolutamente, Michele. Lui è Vincenzo, buongiorno. 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 Dunque Michele, oggi noi cercheremo di spiegare al nostro pubblico da casa come si prepara un caffè conoscendone tutte le varianti, quindi cominciamo subito. Oggi proporremo il caffè con la moca, un classico della tradizione napoletana, della caffetteria. Però prima di partire vorrei fare una piccola differenza tra la cucumella napoletana, la caffettiera classica napoletana che ha regnato indisturbata per oltre 200 anni, e poi dopo ci spostiamo sulla moca per far vedere anche come c'è stata questa evoluzione. L'evoluzione, perché poi diciamo che il caffè è un filo che unisce la Turchia a Napoli, quindi c'è anche un po' di storia che riguarda il nostro caffè napoletano. Sì, perché prima della cucumella napoletana, che fu inventata proprio a Napoli nel 1819, il caffè non si beveva con la macchinetta, cioè non si beveva con una macchinetta che avesse un filtro all'interno, sì, ma si beveva tipo tè, come se fosse un infuso. Si faceva bollire l'acqua bollente e poi dopo si buttava all'interno dell'acqua la polvere di caffè. Era come se fosse un tè. Proprio come se fosse un tè, invece poi nel corso della storia, nel corso dei secoli, il procedimento è cambiato. Ed è migliorato. Ed è migliorato anche, grazie, in qualità. Sì, grazie a noi napoletani che abbiamo introdotto la cucumella napoletana. La cucumella napoletana che ricorda anche Edoardo De Filippo, sì, no? Classico, classica l'immagine di questo grande poeta artista. Eccola qui, la stiamo vedendo. Ha un modo di preparazione totalmente differente rispetto alla moca. E quindi io gentilmente ti chiederei la differenza. Sì, allora dunque, Vincenzo, faccio vedere come si prepara un caffè, sì, con la moca, con la cucumella. Quindi con Vincenzo prepariamo il caffè con la cucumella. Chissà poi se nelle case delle nostre nonne, io mi ricordo che, sì, in casa di mia nonna la cucumella c'era, sì, è un qualcosa che ritroviamo anche nei più giovani? Sì. Per passione, Michele? Sì, diciamo che... Ecco qua. Sì. Abbiamo il filtro. Quindi abbiamo introdotto l'acqua. Acqua, filtro. Dobbiamo in realtà capire prima tutti, ecco, i meccanismi, allora, che... Allora, questo qui è il contenitore dell'acqua. Qui si mette l'acqua fresca. Sì, perché poi si apre, c'è tutto un... Sì. Poi c'è questo contenitore, questo è un filtro, che come potete notare è aperto. E vedete, esatto, che ci sono i forellini, i forellini sono più larghi dovrà rispetto all'acqua. Quindi qui deve passare l'acqua, questa parte qua, ok. Abbiamo aggiunto metà acqua all'interno. Poi mettiamo il caffè. Poi si versa il caffè, si, sì, versa in realtà la polvere di caffè. Il sapore con la moca e rispetto alla cucumella è differente, Michele? È un sapore più forte, perché con la cucumella? Soprattutto perché è macinato, la macinatura è più grossa, è meno fine. Quindi entriamo in un altro dettaglio, sì, tecnico. Poi lo chiudiamo. Diciamo che era un gusto diverso, era un gusto che si poteva provare a Napoli negli anni 60 e anni 50. C'è un passaggio che Vincenzo ha effettuato, perché abbiamo inserito il caffè, come dicevi tu, la polvere che è leggermente, sì, più grande, però non abbiamo, cioè deve essere morbida, non, solitamente noi con la moca andiamo a pressare il caffè, invece in questo caso ma non si pressa. Ci sono io, ci sono due teorie, c'è chi la preferisce livellata e chi la preferisce fare una collinetta che ricorda un po' il Vesuvio. Mm. Noi consigliamo di fare la collinetta, come perché, ha fatto Vincenzo, sì, però poi chiaramente l'acqua filtra più facilmente, però chiaramente poi ci stanno le preferenze, le scuole, le teorie, l'importante è che il caffè si beve in compagnia. Tu cosa consigli, Michele? Fare la collinetta che okay, ti conviene subito. Collinetta, perfetto. Dopodiché una volta che questa macchinetta viene messa sul fuoco si deve capovolgere. Quindi ipotizziamo, quindi il fuoco lo mettiamo... Noi facciamo soltanto una, sì, dimostrazione, okay, la giriamo così, perché che succede? Che l'acqua per caduta... Va nel filtro. Basta avere il filtro e rilascia il caffè.
Quindi questo è caffè con la cocumella, come insegnava e come dice anche tu Michele, è necessaria una polvere leggermente un po' più grossa, sì, un po' più grossolana, quindi ha un sapore più intenso. Ti chiedevo prima, nelle case dei giovani, anche delle giovani coppie, ritroviamo la cocumella? La cocumella si usa per fare l'orzo. Questa qua, diciamo, è l'utilizzo che molti napoletani fanno di questa antica macchinetta. Quindi c'è ancora, sì, c'è ancora nelle ancora. Case si vende anche, si vende e si anche. Si vende, anche voi a Gran Caffè Gambrinus, quindi è un qualcosa, sì, che vedete sicuramente anche per i turisti. Sì, e poi che portano a casa. E poi negli anni 50 si è affermata questa, la moca. È la moca. Voilà. Allora, prepariamo quindi anche il caffè con la moca. Sì. Prepariamo. Allora, questa è l'acqua di Napoli. Spieghiamo un po' la differenza. Acqua di Napoli. Dai Vincenzo, apriamo la caffettiera. Però mi devi spiegare l'acqua di Napoli. Non è vero che il segreto di un buon caffè napoletano è nell'acqua? Ma l'acqua di Napoli napoletana è un'acqua antichissima. Già gli antichi greci e romani la utilizzavano e la bevevano attraverso gli acquedotti. Questo famoso acquedotto del Serino. E sono un po' più di 2000 anni che noi napoletani continuiamo a bere quest'acqua, che è ricca di proprietà uniche che rendono magico il caffè napoletano, è anche unico. E quindi in realtà bisognerebbe fare un po' di scorta di quest'acqua napoletana. Sì, eccola qua, l'ho portata. Eccola qui, vediamola, vediamo. Allora, prepariamo adesso, Vincenzo, il caffè con la moca, una macchinetta comunque molto particolare, sì, anche questa, spieghiamone anche le caratteristiche, sì, sono tecniche. Sono cinque regole che abbiamo codificato. Sì. La prima regola è A. A come acqua, l'acqua deve essere fresca. Mi sembra che erano le 5 A. Sono A, B, C, D, E. Okay. Come le prime cinque lettere dell'alfabeto. Okay. Quindi l'acqua deve essere fresca e povera di calcare. La prima lettera è la A. La seconda lettera è la B. B come bordo, perché l'acqua deve essere versata fino alla valvola di sicurezza. Una volta rispettati questi primi due passaggi, possiamo inserire il caffè nel filtro. Vai Vincenzo, prego. Caffè nel filtro, quindi adesso prepariamo il caffè con la moca. In questo caso utilizziamo la stessa, sì, tipologia di polvere, però. Sì, sì. Io nel frattempo già ho realizzato, ecco qua, sta uscendo il caffè. Già lo sto facendo fare. In questo caso anche utilizziamo una procedura che rievochi la cosiddetta collinella. Sì. La lettera C è appunto cupolina, perché diciamo la versione classica della napoletana preferisce realizzare il caffè. Ecco qua. E quindi non è vero, Michele, che si deve pressare il caffè. Ah, come torniamo, diciamo lo stesso discorso di prima, sono sempre scuole di pensiero. Noi crediamo che sia preferibile fare la collinetta, che ricordi un po' il Vesuvio. Anche nella moca. Anche nella moca. E questo, diciamo, è il tocco di napoletanità nella caffettiera classica. Notate, italiana. Pubblico, e quindi anche tu, Michele, adesso la nostra Giada De Gregorio sta riprendendo la fuoriuscita del caffè. Come venga fuori questa schiumetta, sì, che è piuttosto densa, è sempre la qualità della materia prima. È la miscela napoletana, è la miscela napoletana che, avendo una percentuale di robusta, che è una specie particolare di caffè, rende più cremoso il caffè. Ecco qua. E quindi diciamo da quel gusto unico e inconfondibile al sapore napoletano. Al sapore napoletano. C'è un altro elemento che voglio ricordare, sicuramente accomuna tutti noi che prepariamo il caffè. Ogni qualvolta esce il caffè nella parte finale c'è chi spegne prima il fuoco per evitare che fuoriesca quell'acqua. Sì. Perché avviene questa cosa? È naturale che avvenga, oppure effettivamente bisogna spegnere e lasciamo che il caffè sia leggermente più stretto? Dunque, adesso si entra in un campo difficile, perché ogni casalinga napoletana ha i suoi trucchi, i suoi segreti e le sue regole. Noi chiaramente spieghiamo le regole principali, poi chiaramente ogni casalinga ha dei segreti, perciò poi quando si va a casa, si è ospitati a casa di una casalinga, una signora anziana, il caffè è ottimo. Perché sono dei segreti che la signora non lo dirà nemmeno in punto di morte. E noi invece qui, con Michele e con Vincenzo, vi stiamo elargendo tutti i nostri segreti per preparare un ottimo caffè, sia con la cocumella, l'avete visto, ma anche con la moca. E non finisce qui, perché c'è addirittura un galateo, mi dicevi prima Michele, per servire ai nostri commensali un ottimo caffè. Sì, dunque quando il caffè diciamo è pronto, ecco, un galateo da rispettare, quindi mi raccomando, non perdetevi queste chicche. Si deve servire in queste tazzine di porcellana. C'è chi preferisce la forma bombata o chi preferisce la forma, diciamo, più allungata. Allungata, sì. Sono, diciamo, preferenze. È una preferenza anche della sensazione, no? Che ti rimanda poi il caffè. Sì. A contatto proprio con la pelle, a contatto quindi. Ecco qua. Poi il caffè, prima di essere bevuto, deve essere accompagnato da un bel bicchiere d'acqua.
C'è per esempio anche questo, cerchiamo di sfatare anche questo mito, Michele, aiutaci, perché c'è chi beve il caffè prima, cioè beve l'acqua prima e poi dopo il caffè, c'è chi invece beve prima il caffè e poi dopo l'acqua. Ah, dunque l'acqua serve per pulire la bocca e per preparare il palato alla degustazione del caffè. Quindi l'acqua va bevuta prima. Infatti tutti i bar napoletani, accanto alla tazzina di caffè, viene sempre servito gratis un bicchiere d'acqua. E infatti molti turisti del nord Italia si meravigliano che non pagano il bicchiere d'acqua. Qualche volta lo vogliono pagare e noi giustamente diciamo non si paga, è incluso nel prezzo del caffè. Perché è un rito irripetibile e irrinunciabile. È un rito che si deve condividere con gli amici, con la propria compagna, con la propria famiglia. È un momento per rompere il ghiaccio, un momento anche per dire a una persona ti voglio bene. Ti voglio bene. Noi vogliamo bene in questo momento di diretta con il Gran Caffè Gambrinus, preparandovi e dandovi tutti i consigli per preparare un ottimo caffè tipicamente napoletano. Vi stiamo dicendo anche l'uso del galateo, Michele. Sì. Quindi dicevamo l'acqua, poi... Poi lo zucchero. Molte casalinghe preferiscono zuccherare il caffè stesso all'interno della moka, però è preferibile. Si mette il caffè stesso all'interno della macchinetta, nel raccoglitore, e si gira col cucchiaino. Lo zucchero, mettiamo quindi lo zucchero già all'interno. Sì, però sarebbe preferibile, però c'è qualche ospite che preferisce il caffè amaro. Quindi in questo caso che si fa? Che si fa? Non si zucchera nella caffettiera, ma si serve in un dispenser una scelta assortita di zucchero, sì, che va dallo zucchero bianco allo zucchero di canna, fino ad arrivare al dolcificante. Poi ci sono anche altre soluzioni come fruttosio e come anche il miele. Ci sono, diciamo, varie tipologie di zucchero. L'importante è che una perfetta padrona di casa non faccia mai mancare una scelta di zucchero giusta e varia. Vabbè, Michele, noi conosceremo tante varianti del caffè e siamo partiti anche dando spiegando alcuni aneddoti che ci riconducono alla storia del caffè. Il tradizionale è sicuramente quello con la cucumella, nell'evoluzione della storia, poi con la moka conosceremo tante tipologie, tante varianti, ma possiamo già anticipare perché c'è anche l'utilizzo di un caffè strapazzato, per esempio. Sì. Che cos'è il caffè strapazzato? Il caffè strapazzato è un caffè che si serve al bar. Possiamo togliere questa, Vincenzo ha fatto un altro caffè. Un altro caffè, quindi sempre con la più piccola, eccola qui. La moka. Ma molti turisti preferiscono, trovano il caffè napoletano troppo forte. Apriamo, vediamo. Togliamola sopra a fuoco, Vincenzo. Eccola qua, siamo pronti con quest'altro caffè. Molti turisti notano che il nostro caffè è molto forte, perché è proprio la miscela napoletana che lo prevede, e quindi preferiscono aggiungere al caffè un po' di zucchero e un po' di cacao, e i baristi che lo strapazzano. Allora, quindi strapazziamo un attimo questo caffè, così lo offriamo, sì, lo facciamo in diretta al nostro televisiva. Pubblico, sì. Ecco qua, voilà. Con Vincenzo, quindi la procedura è quella che adesso attraverso la nostra regista Giada vedrete: caffè strapazzato, vuol dire quindi versare il caffè così come sta facendo Vincenzo, preparato con la moka, poco caffè, vedete? Poi inseriamo lo zucchero, due cucchiaini credo, vero Vincenzo? Due cucchiaini, giriamo. E poi c'è la chicca particolare che potrete portare questo weekend. Attenzione! Sta bagnando il bordo della tazzina. Guardate. Perché la tradizione napoletana impone che il caffè deve essere servito nella tazzina bollente. E siccome molti turisti si scottano le labbra, il barista di esperienza lo strapazza e gli con alcune gocce bagna il bordo, in modo che alla degustazione l'avventore non si scotterà le labbra. Perfetto, diventa quindi qualcosa di cremoso, un gesto rituale, un gesto possiamo dire proverbiale per chi viene a Napoli, la preparazione di un caffè classico, ma come ci ha insegnato quest'oggi Michele attraverso Vincenzo, la preparazione di un caffè strapazzato per gustare al massimo il profumo, il sapore e l'intensità di un caffè tutto partenopeo. Michele. Vorrei chiudere soltanto la spiegazione del caffè realizzato con la moka, ripetendo le 5 regole, sì, così lo chiudiamo anche. A, acqua, l'abbiamo detto. Fino al bordo. B, C, la cupolina che abbiamo realizzato. D, è la durata sul fuoco, il caffè va messo a fuoco lento. E poi l'ultima lettera è E, come espresso. Perché?
Se si rispettano tutti questi passaggi, il caffè che si realizzerà a casa sarà buono come quello del bar e quindi espresso. Espresso, preparatelo nelle vostre case, noi ce lo gustiamo grazie a Vincenzo, grazie a Michele Sergio del Gran Caffè Gambrinus, ma se proprio non vi va, non vi viene bene perché siete un po' troppo distante, vi mancano le caratteristiche per preparare un ottimo caffè da casa, Gran Caffè Gambrinus ve lo propone in tutte le sue varianti eccezionali e superlative. Grazie Michele! Vi aspettiamo! Ci vediamo con altre conoscenze e altre scoperte sul caffè. Restate con Mattia 9 pubblicità, restate con noi che dopo c'è Claudio con il libro.